stato è sotto i vostri occhi, è di grande qualità. Di grande qualità sia per il contenitore, che è decisamente prestigioso, e soprattutto per la qualità delle due artiste coinvolte in questo. Le due artiste di cui vi stavo parlando sono Francesca Cucchiarelli e Jessica Ferro. Hanno, oltre che tematiche differenti, tecniche differenti. Francesca Cucchiarelli ha un'esperienza notevole in molti settori della fotografia, dalla fotografia di scena alla fotografia artistica, alla collaborazione con videomakers, ha un gusto molto interessante, perché in questo suo progetto, che è il Mezzoevo, suggerisce un dialogo particolare nell'ambito di una conflittualità molto legata ai nostri tempi, ed è il conflitto che si crea nelle nostre società tra l'innovazione tecnologica e un adattamento della società che forse non è sempre al passo. A volte sono provocatori questi accostamenti romantiche, forme, che troviamo in questo progetto. Questo è soltanto un progetto, non è l'unico linguaggio di Francesca Cucchiarelli. Questo abbinamento di due immagini ritagliate dalla realtà, ma deformate attraverso la macrofotografia, attraverso la pratica del dettaglio, ci suggeriscono delle interpretazioni fantasiose del reale che è intorno a noi. In questo, in una certa misura, la Ferro ci suggerisce anche lei una diversità di sguardo. Insomma, sotto i nostri occhi la realtà è la stessa, sotto gli occhi di tutti noi. Che cosa distingue lo sguardo dell'artista? È il guardare da una prospettiva che a noi è ignota, che non ci sarebbe mai venuto in mente, forse neanche il sogno. Jessica Ferro, con una tecnica completamente diversa, di derivazione incisoria, attraverso il monotipo, attraverso la xilografia, con un gusto prevalentemente monocromatico, in cui il colore è scelto quasi a suggerirci appunto una visione inedita, guarda dei dettagli del mondo naturale. Anche in questo caso il dettaglio viene dilatato, viene ampliato, stirato, e quindi il mondo degli insetti, anche il mondo vegetale, suggerisce qualcosa che è sotto i nostri occhi da sempre, ma che noi non sappiamo vedere. È proprio questo il messaggio dell'arte, è proprio questo il valore aggiunto dell'arte rispetto a tutte le altre forme di comunicazione. Farci vedere qualcosa che noi abbiamo sotto il naso e che non vediamo. In questi ultimi anni, chi produce o crede di produrre arte a volte è numericamente superiore rispetto a chi la fruisce, e questo è un paradosso proprio della nostra epoca. Insomma, in parole povere, ci sentiamo tutti un po' artisti, faremo meglio a ripensarci su. La qualità dell'artista risiede nella sua capacità di interpretazione, di suggerimento agli altri. È un po' la funzione che un tempo veniva affidata ai profeti, ai poeti. Anche questa è un'altra stirpe forse sovrabbondante della nostra epoca. Io ritengo che
che dare l'appellativo di artista a chi produce sia a volte un grande abuso. In questo caso l'abuso è soltanto mio, perché io non posso dare delle patenti. Però se un po' di fede mi sono guadagnato in questi anni, posso dire a cuor leggero che le opere che avete sotto i vostri occhi sono le opere di due artiste, di due persone che sanno mettere al nostro servizio, al servizio del nostro piacere, della nostra intelligenza, un punto di vista nuovo che ci arricchisce e ci fa forse delle persone un po' più consapevoli. Grazie.